Ed eccoci pronti per presentare una nuova band che cercherà di calcare il palco della Vica Rock 2019. Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti. Allora, voi siete? Blacktop Overdrive Experience. Aspetta, ripetilo. Blacktop Overdrive Experience. Allora, facciamoci spiegare immediatamente perché questo nome, che è abbastanza lungo tra l'altro. Allora, sostanzialmente blacktop in inglese vuol dire asfalto, come strada. Overdrive è un riferimento al rock. E experience è un termine che anche in passato artisti come Jimi Hendrix, che noi lodiamo tantissimo, usava, The Jimi Hendrix Experience. Ed è una cosa che insomma abbiamo voluto inserire nel nostro nome. Quindi inteso come molta strada da fare, o meglio la nostra esperienza del rock che vogliamo portare in giro. Quindi c'è uno studio particolare anche nel nome, quindi insomma non è la solita band, senza nulla togliere ovviamente alle altre, che magari cerca di sbrigarsi velocemente con un nome, col primo nome che gli viene in mente. Sì. Ma che genere fate in particolare? Intanto diciamo che siete una band inedita, cantate in inglese, giusto? Sì. Sì. Che genere fate? Rock è un misto chiaramente tra blues e stoner, queste sono le nostre influenze. Hard rock. Bene. Mai fare troppe, diciamo, categorie, classificazioni del rock di oggi, un po' difficile, va? Sì, sì, decisamente. C'è un po' di contaminazione di ogni tipo, in mezzo. Ormai siamo a questi livelli, quindi è anche difficile riuscire a estrapolare i generi particolari uno per uno. E allora si cerca di fondere, abbiamo tanti esempi ormai anche nella storia della musica rock. Ma andiamo avanti, insomma, velocemente diciamo intanto come ti chiami, chi sei, vediamo i vostri ruoli all'interno della band. Gianfranco, chitarra e voce. Io, Antonio, batteria e cori. Perché me lo chiedi a me, tu lo sai. Batteria e cori. Sì. Poi? Peppe basso. Perfetto. Allora ragazzi, ditemi brevemente per quale motivo la gente a casa dovrebbe votare proprio voi. Sostanzialmente siamo una band originale, cerchiamo appunto di portare avanti il nostro progetto, di promuoverci in qualche modo, e sicuramente il palco della Vica Rock è una occasione per noi per fare questo, quindi votateci, perché supportare le realtà del territorio è, credo sia importante. Voto Antonio. Beh, vabbè ragazzi, il La Vica Rock non fa altro che sposare questo genere di cause, chiamiamole così. Cerchiamo di lanciare le nostre band di casa, perché poi di questo si parla, e sperare di vederle a livelli molto ma molto più alti. Ragazzi, ci avete preparato qualcosina? Sì, immagino. Sì, sì, assolutamente. E allora vi lascio, diciamo, lo spazio, l'inquadratura, e ci rivediamo tra pochissimo. Trip today, now I must find our way. Dust and wind are heading towards our way. Skin is burning from the sun. I live my life all on the road. Bene, li avete ascoltati, a mio avviso sono veramente, veramente bravi. Se vi piacciono e volete vederli sul palco della Vica Rock 2019, votateli. Io ovviamente vi do l'appuntamento il 7 e l'8 di settembre, Parco Antonio Niante di Via Grande, la Vica Rock 2019. Ciao ragazzi, grazie mille, in bocca al lupo. Thank you, grazie. Votateci. Ciao. Votateci.